celebriamo l'Eucaristia nel giorno del Signore e lo vogliamo fare questa domenica con così la presenza anche dei nostri amici scout che sono venuti a trovarci con noi questa mattina. Vogliono celebrare l'Eucaristia, sono di Crema, giusto? Ed è il gruppo dei Gubetti, giusto? E sono qui da ieri sera, qui tra noi. E vogliamo celebrare questa messa nel giorno in cui il Papa ha voluto dedicare alla giornata mondiale dei poveri. Poveri dove noi possiamo ritrovare il volto di Cristo bisognoso. E quali sono i personaggi di questo Vangelo? Di questa parabola che Gesù racconta? Troviamo un padrone e troviamo tre servi. Il padrone affida a ciascuno che cosa? I suoi beni. A uno dà 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le loro capacità. Dopo un po' di tempo il padrone cosa fa? Ritorna. E cos'è che succede? Cos'è che succede? Vediamo se siete stati attenti. A chi aveva 5 talenti, cos'è che gli dà indietro? Altri 5. A chi ne ha date 2, cos'è che gli rende ancora? Altri 2. E a chi ne ha 1? Chi ha 1 gli dà al suo padrone quell'unico talento che aveva ricevuto. Il Vangelo ci dice, per paura, questo servo nascose quel talento. Mentre gli altri sono riusciti così a portare a frutto ciò che il padrone gli aveva consegnato, questo, per paura, ha nascosto il talento. In modo tale così da essere sicuri di avere almeno qualcosa. Non ha voluto rischiare, ha avuto paura. Sapete che quando uno ha paura rimane bloccato, da lì non si muove. Bene, mi sarà capitato di aver paura ogni tanto, purtroppo, però quando uno ha paura si blocca. Questo non ha avuto il coraggio di fare quel passo che gli veniva chiesto, così di poter far fruttare quello che il padrone gli aveva dato. Ma allora vi chiedo, ma noi chi siamo? Siamo quei servi capaci di, così, di portare a frutto quei talenti, quelle capacità che abbiamo, oppure ci accontentiamo di avere quello che abbiamo, di essere così come siamo e basta, un po' come ha fatto quell'ultimo servo, che si è accontentato di quello che aveva, aveva paura e da lì non si è più schiodato. Siamo i primi o siamo questo servo? Anche a ciascuno di noi viene chiesto di far fruttare i propri talenti, le proprie doti, le proprie qualità, per una missione particolare, che è quella di portare attraverso quello che sappiamo fare e così via, portare e fare del bene nei confronti degli altri. Non tenere tutto per noi, ma donare tutto. Ecco perché oggi è la giornata mondiale dei poveri che Papa Francesco ha voluto indire proprio in questa giornata. Io adesso lascio la parola a Suor Eliana, che questa mattina ci vuole dare una sua testimonianza di vita a contatto con i poveri, con gli esclusi. Grazie, prima di tutto. Sono contentissima, devo dire come prima parola, sono felicissima di vedere la Chiesa riempita da giovanissimi, da bambini, da giovani, già dall'ingresso che ho visto tanti chierichetti, no? Io vi saluto, buongiorno, sono Soriana Minarello, vengo dalla Bolivia, sono 7 anni che sono nella vostra bellissima Italia. Abito a Lodi e alla pari che studio lavoro con in una casa di accoglienza con delle donne che arrivano alla
ricerca di lavoro. Io vi farei una domanda, mi piacerebbe scendere, però non posso perché la voce non ce l'ho tanto forte. Però vi farei una domanda. Vedo anche gli scout, mi hanno detto che siete dei lupetti. Anch'io in Bolivia sono arrivata agli scout, ai lupetti, poi non sono più andata oltre. Quindi una realtà anche molto nel mio cuore, questo degli scout. Io vi farei una domanda. Prima i bambini, però vorrei che anche gli adulti che ci sono la sentano anche rivolta a voi, a loro. Quando a voi i genitori vi dicono ti voglio bene, lo dicono con la parola, solo con la parola, o ve lo dimostrano con i fatti? Non sento, a parte che uso il velo, quindi... Ce lo dicono anche e poi ce lo dimostrano. Quindi la prima esperienza che facciamo da figli, da parte dei nostri genitori, è che l'amore ha forma non solo di parola, ma anche di fatto. Come lo sappiamo? Perché ci curano, perché ci coprono, perché ci procurano quello che abbiamo bisogno, no? Anche a volte quello che non abbiamo bisogno. La seconda domanda, per essere scout, agli scout che sono qui, che cosa differenza, fa la differenza, e sappiamo che questo ragazzo, questa ragazza è scout, di uno che non lo è? Ciala? Alla promessa, anche a dei segni visibili, esterni, no? Quindi voi sapete che noi siamo cristiani? Sapete, sì, che siamo cristiani. E che cosa ci differenzia dal resto? È un po' più difficile di rispondere. E sapete perché? Perché sono 20 secoli che siamo cristiani. E col tempo abbiamo dimenticato o lasciato perdere certe insidie, certe cose visibili, come avete voi, come hanno anche i chieti, la veste di cui si mettono per celebrare la Eucaristia. Quindi abbiamo dimenticato certe cose che sono fondamentali del cristianesimo. E una di queste ha voluto Papa Francesco oggi ricordarvelo, ricordarcela a tutti, me compresa. E qual è questa cosa fondamentale del cristiano? La preferenza per i poveri. E oggi ha detto, oggi sarà la giornata mondiale dei poveri. In che senso? Sarà che il Papa ha detto che facciano festa ai poveri un giorno almeno? No. Il Papa ha voluto con questa data, con questa fece, si dice in spagnolo, con questa data, istituendo questa giornata che poi si celebrerà ogni anno in avanti, dirci che il povero, la categoria di povertà è indispensabile. Che cosa vuol dire indispensabile? Che non può mancare nella vita del cristiano. Nell'ottica cristiana la povertà ci ricorda che noi non siamo autosufficienti. Cosa vuol dire? Che noi non siamo dei supereroi delle caricature della TV. Il supereroe sa ed è capace di fare tutto, vero? L'essere umano no. Perché il giorno che l'essere umano si sente onnipotente, l'idea Dio comincia ad essere un'idea. E se come un'idea si può anche escludere, si può lasciar perdere. Per il cristiano non è così, non può essere così. Se comincia ad essere così, la persona sta diventando non cristiana. Quindi questa giornata, per i grandi e per i piccoli, non vorrei essere lunga, questa giornata ci vuole fare una domanda particolare. Quanto io mi riconosco dipendente di Dio? Chi è questo Dio? Come nel racconto, no? Della parabola. Questo Signore che mi ha dato anche a me dei talenti, no? Delle cose belle, delle cose buone.
e quante ne sto lavorando, ma non per me, un altro distintivo del cristiano. Ha dei doni, ha dei talenti, però non per sé. Questi doni nel mondo cristiano esistono, nella misura in cui io le offro. Perciò questa giornata è chiave, perché la povertà, il povero, ci ricorda uno che non ce la facciamo fare tutto. E due, che quello che riusciamo a fare vale nella misura in cui io la offro. Voi siete buoni a cantare? Alcuni sì, alcuni non tanto. E come sappiamo che siamo buoni o che sono altri bravi per cantare? Perché li ascoltiamo. Se loro non cantano, noi non sappiamo che sanno cantare bene, no? Quindi lo stesso. Il Signore ci ha dato tanti doni, tante qualità, tante virtù personali e anche culturali. Il popolo italiano ha tanto da offrire al mondo, ma lo fa da italiano. All'incontro con gli altri è chiamato all'incontro, alla condivisione, al confronto con l'altro che è diverso, altro distintivo cristiano. L'altro per noi cristiani non è un altro qualsiasi o chiunque, è un altro prossimo, è un altro fratello, per diverso che sia, il nostro fratello. Quindi con queste cose io vi condivido, credo, ancora più piccola, l'esperienza che ho del lavoro che faccio a Lodi, in Italia. Noi abbiamo una casa di accoglienza dove arrivano, adesso abbiamo una trentina di ragazze, diciamo, però non sono ragazze, sono signore, che arrivano dall'estero. E anche loro vorrebbero dare qualcosa di buono, di meglio per i suoi cari. L'esperienza nostra della casa in questi 20 anni, quest'anno abbiamo compiuto 20 anni, è l'esperienza dei genitori che danno fiducia ai figli, che amano i figli, che li formano, provano a formarli meglio possibile. È l'esperienza dei genitori che molte volte trovano la fiducia data, tradita o mancata. E poi l'esperienza del genitore, dei genitori che poi ridanno fiducia, che credono nel riscatto delle persone. Così la casa di accoglienza offre non solo il cibo, non solo il tetto a queste persone. Offriamo, intendiamo offrire quello sguardo cristiano che fa vedere queste persone, queste donne che vanno a curare i nonni delle famiglie, che si incontrano davanti una persona da curare, da accudire, non solo un mezzo per guadagnare soldi. Quindi questo è un altro distintivo del cristiano: l'altro non è un mezzo, l'altro è sempre un bene, un fine. L'essere umano non si può ridurre a un mezzo. Quindi la casa di accoglienza, come altri centri, sono nati da persone che hanno fatto come gli altri servi che hanno ricevuto. Quanti doni ha ricevuto il primo? Quanti talenti? 5. L'altro? 2. Quindi lungo la storia ci sono state persone, cristiane, che hanno fatto come questi, che avendo ricevuto hanno lavorato i doni, li hanno fruttificati, alcuni da preti, altri da suore, altri da mamme e papà, perché ci sono mille mezzi, mille modi di far fruttificare i doni. Ma ci sono anche altri, come l'ultimo, che per pigrizia e paura ha nascosto il talento che ha ricevuto. I genitori, questa è chiamata i genitori, aiutare a sviluppare i doni che il Signore ha messo nelle mani dei vostri figli. Non sotterrarli, aiutare a che li sviluppino il meglio possibile, nella consapevolezza di non essere autosufficienti, nella consapevolezza di essere al mondo come fratelli degli altri, nella consapevolezza di condividere. Chiamata a voi bambini piccoli,
imparato che cosa? A non avere paura, perché il vostro padrone, questo nostro Signore, è un Signore buono, che si fida di voi. E noi non vogliamo mancare la fiducia del Signore. Quindi io, alla fine di questo mio breve intervento, vorrei solo fare una preghiera. E chiedo per voi, chiedo per i vostri genitori, chiedo per la vostra comunità qui che celebra la fede cristiana ogni domenica, che sappiamo vivere da cristiani impegnati, che sappiamo vivere da cristiani non pigri, ma che nel nostro piccolo sappiamo lavorare i doni che il Signore ci ha dato. A volte il dono è un altro diverso a noi, a volte il dono è un altro che pensa diversamente a noi, a volte un dono e l'altro che ha la pelle di colore diversa a me. Quindi che sappiamo cogliere questi doni e sappiamo vivere nell'ottica cristiana. Grazie.